Bentornati dopo tanto tempo a Ah, se c'era il VAR, puntata concentrata solo sulla partita di Coppa Toscana seconda categoria tra Diavoli Neri Gorfigliano e Ghivizzano. Ecco il primo episodio nel primo tempo, un batte e riparte a centrocampo, conquista palla il Ghivizzano, Bravi affida a Bertogli il pallone spiovente per Bosi, l'arbitro fischia fuori gioco. Ma guardando attentamente al replay, la posizione dell'attaccante del Ghivizzano sembra in posizione regolare. Ecco qua il lancio, ora ci sarà il fermo immagine. Dalla prospettiva che abbiamo sembra essere in posizione regolare o nel caso leggermente in fuorigioco. Quindi la chiamata per me è sbagliata. Secondo episodio sempre nel primo tempo, punizione dei Diavoli Neri di Morelli, spiovente in aria, Pellegrinotti era... agguanta il pallone, cade in aria per l'arbitro e simulazione. Allora, la distanza è un po' lontana, però vediamo un incrociarsi di gambe tra l'attaccante dei Diavoli Neri e il difensore e il giocatore del Ghivizzano. Questo è un fermo immagine un po' criptico, perché la gamba di Pellegrinotti è davanti, quella del giocatore del Ghivizzano è dietro e può sembrare un contatto, quindi qui non si sa con certezza se è fallo oppure no. Moviola importante qui sul gol dei Diavoli Neri di Pellegrinotti. L'azione si svolge con Pellegrinotti che si allunga la palla, rigali, scambio, gol. C'è un dubbio perché qui c'è una probabilissima posizione di fuorigioco di rigali. Vedete qui Pellegrinotti si allunga la palla, sembra un tocco lungo più che un passaggio volontario che arriva a Rigali che poi scambia, ma Rigali è in posizione di fuorigioco. L'unico dubbio può essere sul tocco, perché come si vede qui Bravi va in scivolata e se il passaggio fosse stato fatto dal giocatore del Ghivizzano, giusto convalidare il gol, ma se è Pellegrinotti a toccare la palla, il gol è da annullare per posizione di fuorigioco di Rigali. Altro caso è quello di Bosi, come si vede palla di Bertogli per Bosi in posizione regolare, uscita di Carvacal e poi tiro di Bruciani deviato da un intervento straordinario da segnalare di Matteo Turiani. La posizione di Bosi, partiamo dal fatto che è regolare, Carvacal esce con i piedi, con le gambe e prende la palla, anzi prende un po' tutto. Credo che qui la decisione sia stata giusta perché Carvacal fa un'uscita un po' azzardata, però comunque prende la palla. E come si sa, i portieri in uscita, se prendono la palla, gli arbitri gli concedono anche di prendere anche tutto il pacchetto. Quindi in questo caso forse non è stata sbagliata la scelta del direttore di gara. Ora andiamo a un calcio di rigore contestato dei Diavoli Neri. Qui si vede Pellegrinotti che va a Ceccarelli, che va davanti al portiere, cade e contestano per un calcio di rigore. Partiamo dal fatto che la posizione di Pellegrinotti è regolare, serve Ceccarelli in posizione regolare, Di Santoro strattona un po' il braccio e Ceccarelli cade. Dalla dinamica mi sembra che la caduta sia un po' troppo accentuata. Di Santoro rischia molto perché trattiene Ceccarelli. Forse la scelta è stata giusta, il fatto che si lascia cadere Ceccarelli dopo una leggera, diciamo, trattenuta col braccio, che però rischiava di essere punita. Quindi è una decisione un po' borderline. Un altro episodio interessante, sempre verso la fine, tiro di Trombi deviato, presunto fallo di mano del difensore del Ghivizzano, se non sbaglio Bravi, in questo caso Trombi è molto bravo a districarsi, il tiro deviato, e sembra andare sul braccio di Bravi. Questo è un fermo immagine, l'angolazione non ci dà una grossa mano, sembra esserci, ma c'è una sensazione, non una cosa acclarata. Quindi mi è molto difficile dare un giudizio. Ora l'ultimo episodio, il rigore fischiato al Ghivizzano nei minuti finali, poi parato da Carvacal. Calcio di punizione va a Franchi, presunto fallo di mano di braccio di Diego Brugiatti. Riguardando il rallentatore è difficile fare un blocco immagine, qui ci saranno due replay. Questo è 0,50 e poi 0,25. Sembra rigore per il movimento del braccio che è ad angolo acuto il gomito di Diego Brugiatti e quindi aumenta il volume, perché girandosi di schiena aumenta il volume verso la palla che va verso la porta. Ecco un altro replay, sì, dà proprio l'impressione di aumentare il volume. Vi ringrazio per la visione e al prossimo video.